Elisa, sono una terapista, lavoro con il dottor Tercon ormai da 12 anni e lavoro presso i suoi ambulatori che sono dislocati in tutta la Romagna e arrivano anche a Forlimpopoli. Collaborando con lui ho il piacere adesso di fare un piccolo intervento dove vi esporrò i trattamenti quotidiani che noi facciamo in ambulatorio proprio per evitare i traumi in questa età, l'età evolutiva, quella dei nostri figli dai 6 ai 11 anni. Allora, l'importanza che io ho voluto mettere in luce è lo stretching che ha un collegamento con la postura. E secondo me lo stretching è molto importante ed è una ginnastica dolce tra le più efficaci e gli obiettivi sono quelli appunto di garantire agilità, elasticità ed energia vitale. Quando si può effettuare? Allora, si può effettuare ad ogni età e anche all'età dei nostri figli, volendo, si può utilizzare per far acquisire non soltanto l'allungamento del muscolo e quindi prepararlo ad un'azione atletica, ma anche proprio per acquisire al bambino un corretto schema corporeo e una coscienza di sé, affinché percepisca appunto lo schema del proprio corpo rispetto ai suoi rapporti anche col mondo esterno. Gli effetti dello stretching quali sono? Sono sia sul piano psicologico, quindi distensione, serenità e benessere, ma anche sul, diciamo che è un piano anche sì ulteriormente psicologico, ma di facile esecuzione, quindi può essere accessibile a tutti. I benefici che dà lo stretching sono vari, quali quelli dell'allungamento muscolare, che conferisce appunto resistenza alla fatica, l'aumento alla resistenza alla fatica, e evita appunto i traumi. Se non faccio stretching cosa può succedere? Cartellino rosso. E il muscolo diciamo che si può contrarre. Il muscolo contratto cosa porterà? Porterà automaticamente il nostro corpo durante gli esercizi ad effettuare dei compensi che sono appunto quei movimenti che non sono naturali del nostro corpo, ma che ci limitano appunto il movimento, quindi il massimo range di movimento durante gli esercizi stessi lo limita. Quindi questo è uno schema che appunto illustra quello che ho appena detto ed è molto importante quindi allungare la muscolatura prima di fare un qualsiasi tipo di attività anche aerobica, diciamo, quindi la corsa. Quali rischi possono succedere? Allora, i rischi che possiamo avere, diciamo, sono quelli di assumere delle posture scorrette. Le posture scorrette sono quelle che potete vedere segnate con la croce rossa, che sono appunto un dorso troppo rotondo, quindi una cifosi dorsale, o anche un'eccessiva lordosi lombare, quindi una corporatura che non ha un allineamento omogeneo, equilibrato, quindi ha una postura scorretta. Mentre invece nella terza immagine vediamo qual è la postura corretta che dovremmo avere. Anche qui, in questa immagine, e poi l'immagine che ha utilizzato anche il dottore, sono le stesse, sono appunto le posture scorrette che ognuno di noi può attuare in seguito anche a contrazione muscolare o a una non preparazione del proprio corpo prima di un atto atletico che può essere sia calcio ma a tutti gli sport in generale. La definizione di postura, che è comunque collegata al discorso dell'allungamento muscolare, che cos'è? È un insieme dei rapporti tra le varie parti del corpo e l'interorganismo rispetto all'ambiente. Quindi, qual è l'equilibrio posturale che noi dovremmo avere? È un perfetto allineamento dell'asse verticale centrale, chiamato anche cefalopodalico, perché va dalla testa fino ai piedi, e degli assi orizzontali che tagliano il nostro corpo. Sono immaginari, però sono delle assi che noi dobbiamo rispettare. Infatti il medico, il fisiatra e in seguito il terapista cercherà di osservare proprio questo per fare diagnosi, quindi per preparargli un trattamento ideale individualizzato. Questi sono appunto i piani e gli assi di simmetria del corpo. Ve li dico velocemente perché sono magari non mi interessano, però sono del piano frontale, piano trasversale e piano cranio caudale, appunto quello che dicevamo prima. Sono questi assi immaginari che noi dobbiamo tenere conto nella riabilitazione per poter equilibrare una postura, come dicevo prima, corretta.
Il corretto equilibrio tra questi due aspetti che ho appena elencato, che sono lo stretching e la postura, evitano dei possibili traumi, che sono i traumi che possono avvenire sia nello sport ma anche nella nostra vita quotidiana. Qual è il trattamento che noi utilizziamo maggiormente in ambulatorio come riabilitazione e educazione posturale? RRPG. Diciamo che è uno dei trattamenti più utilizzati. È la riabilitazione e l'educazione posturale globale, che è nata molti anni fa da un propulsore che si chiama Souchard, Philippe Souchard, il quale ci ha insegnato una metodologia che può aiutare i nostri figli, soprattutto funziona molto bene in età evolutiva, quindi bambini dai 6 ai 11 anni, che è un'età che purtroppo non viene molto considerata dai pediatri, dai medici di base, fino a quando non compiono il 12° anno di età più o meno, non vengono ben controllati, e quindi noi dobbiamo invece avere come mamme, dobbiamo avere un occhio clinico e vedere quali sono le cose che non vanno bene nel nostro figlio e andare subito a risolvere preventivamente. Questo metodo è un metodo fisioterapico di valutazione, diagnosi ed è funzionale ed è un trattamento delle patologie dell'apparato muscolare scheletrico. Facilita il buon allineamento corporeo e migliora di conseguenza anche la funzione dinamica, quindi la funzione del movimento e quindi anche dello sport. Gli obiettivi di questo trattamento sono il ripristino globale dell'equilibrio statico, quindi dell'equilibrio del bambino in stazione eretta da fermo, ed anche dinamico del corpo, quindi in movimento, sia durante un allenamento, che durante una partita, che durante un atto atletico di qualsiasi tipo di sport. Ed è compromesso per il punto di intervento di questi spontanei meccanismi di difesa che si creano contro aggressioni esterne, quindi compensazioni, come dicevamo prima. Questo principio di RPG, riabilitazione posturale globale, si basa su tre principi fondamentali, che sono quelli dell'individualità, della causalità e della globalità. Quindi individualità, perché un metodo di RPG è un metodo strettamente individualizzato, quindi si basa solamente sulla persona che abbiamo davanti e non è una metodologia che si tratta, diciamo, tutti uguali, diciamo, si guarda il bambino com'è e si guarda anche la sua vita passata, i suoi genitori, le sue abitudini, quello che fa durante la sua vita quotidiana. E la casualità, la globalità, perché noi andiamo a guardare l'insieme del bambino e non soltanto il segmento di cui magari dobbiamo preoccuparci come riabilitatori, quindi non solo il segmento ma la totalità della persona. Ed è questa la caratteristica che è più innovativa per quanto riguarda la problematica da risolvere a livello fisioterapico, che non sia le solite i trattamenti soliti che si fanno in fisioterapia, quindi tecarterapia, eccetera, eccetera. Cosa tratta? Allora, questo tipo di riabilitazione tratta vari tipi di problemi, che sono i problemi morfologici, cioè tipo cifo-lordosi, scoliosi, ginocchio valgo e piedi piatti, come prima il dottor Tercon mi ha spiegato esaurientemente. Problemi articolari, quali cervicalgie, che ne soffriamo, diciamo che nel quotidiano in ambulatorio abbiamo una metà dei pazienti che vengono per problematiche cervicali, lombalgie, dorsalgie, tutte problematiche che si attuano nella vita quotidiana o comunque per effettuare movimenti ripetuti, che sono sempre quelli trattati anche dal lavoro, dalla cattiva abitudine posturale. Altri cosa tratta la RPG? Anche dei post-traumatici e problematiche di sport, quali sempre quelli di cui il dottore prima vi ha spiegato. Come si tratta? Allora, attraverso la scelta di determinate posture, la scelta in seguito ad un esame estremamente minuzioso che comprende una valutazione statica del paziente, quindi si valuta il paziente, il bambino soprattutto, in posizione statica, quindi lo si osserva quali sono l'appoggio dei piedi, quali sono l'allineamento delle
dell'asse del bacino, delle spalle, lo sguardo, se guarda, se ha uno sguardo verticalizzato, uno sguardo che guarda verso il basso. L'anamnesi invece, anche l'anamnesi, cioè la storia del bambino, perché sempre nelle storie che ci raccontano i genitori e anche i bambini stessi ci danno indicazione terapeutica. E anche l'esame morfologico, sì, messo a confronto, che sono ad esempio delle risonanze magnetiche o RX o altri accertamenti diagnostici che noi chiediamo quando il bambino arriva in ambulatorio per avere una visione più pratica e vedere anche più a fondo quali sono le sue problematiche vere. Le manovre di correzione delle deformazioni o delle lesioni. Allora, questi sono alcuni tipi di esercizi, non sono molto belli, ma comunque spiegano bene o male quali sono alcuni tipi di esercizi che noi facciamo appunto nella riabilitazione posturale. Allora, queste sono posture in piedi contro il muro. Il bambino, prima di tutto, lo si osserva, come dicevo prima, lo si fa deambulare, quindi camminare, lo si osserva senza chiedergli niente. Dopodiché si cominciano a fare queste posture di allineamento dell'asse del corpo, che sono un po' noiose, però sono molto utili, e si fanno nell'arco del trattamento, che dura più o meno un'oretta. Questi sono altri accorgimenti, altri metodi riabilitativi che si utilizzano sempre per questa rieducazione posturale specifica, soprattutto per i bambini, ripeto, e questa è una postura che si attua senza l'appoggio del muro, ma in sezione retta al centro. Altri esercizi sono questi che si fanno a lettino, e si chiamano appunto la postura ranasuolo e vari altri nomi che non vi sto a elencare, e sono sempre esercizi che aiutano l'equilibrio posturale, perché l'esercizio posturale noi ci serve non soltanto per riallineare il corpo del bambino, ma anche per renderlo più elastico ad una partita, ad un qualsiasi atto atletico. Quindi il muscolo lo si deve sempre allungare prima di poterlo sfruttare come potenza, diciamo, come spinta. E quindi è molto importante, secondo me, lo stretching fatto sia prima che alla fine dell'allenamento, di un'ora circa. Sono sedute strettamente individuali. Una seduta dura mediamente, come dicevo, un'ora, comprende poche posture, le sedute sono settimanali, al termine delle quali il terapista solitamente consiglia anche degli esercizi da effettuare a casa. Quindi il trattamento non si limita soltanto nel momento in ambulatorio del trattamento fisioterapico, ma continua anche a casa per avere un seguito. La durata totale del trattamento dipende anche dalla patologia, quindi possiamo risolvere il problema in una sola seduta, come lo possiamo risolvere anche nell'arco di mesi, un anno. Però solitamente abbiamo delle risoluzioni quasi totali nell'arco di un mesetto circa. Allora, questo è importante secondo me, perché io sono una mamma e quindi penso sia importante cercare di accorgersi se il bambino ha bisogno di noi o comunque c'è un qualche cosa che dobbiamo risolvere noi mamme al posto loro, o comunque dire agli allenatori che secondo noi c'è qualcosa che non va, che magari anche gli allenatori ne hanno tanti di bambini e devono fare un lavoro non soltanto gli allenatori ma anche i genitori nel campo. Io lo dico anche perché ho molta stima degli allenatori che ha mio figlio, sono molto bravi e vedo che non fanno solo gli allenatori ma fanno anche un po' i genitori. Comunque, come si accorge una mamma che il bambino calciatore ha bisogno di aiuto? Allora, dolori articolari, quindi il bambino torna a casa e continua a dire alla mamma ho male in questo punto. Noi dobbiamo essere attente a capire quali sono i dolori, se sono sempre derivati dallo stesso punto, se il bambino ha sempre male in quel punto lì, se sono al limite di un'articolazione, se sono presta poco nell'articolazione del ginocchio, della spalla, di una caviglia, di un polso, qualsiasi parte. Oppure se il bambino ha una stanchezza cronica, che lo vediamo sempre assopito, stanco, che ha bisogno di riposarsi e richiede anche proprio un periodo di riposo. Bisogna anche ascoltarlo e eventualmente farlo stare a casa una volta in più
per far sì che comunque il bambino sia carico di energia al momento giusto per fare le sue partite, che gli danno anche gratificazione. Oppure il bambino può tornare a casa dicendo che ha dolore alla schiena, oppure vediamo che si infortuna spesso. In ambulatorio noi spesso ci capita che arrivano ragazzini, ragazze anche in età adolescenziale che si infortunano spesso le caviglie ed è sempre la stessa caviglia e si ripete nel tempo, diventa una cosa cronica. Quindi bisogna sempre avere un'attenzione e soprattutto una prevenzione. Se si sa di avere una caviglia, un'articolazione lassa, bisogna essere attenti a rinforzarla e a fare gli esercizi propriocettivi che poi il terapista vi può consigliare. Cosa si fa come primo approccio? Allora, innanzitutto, se il bambino non è seguito da un fisiatra, da un ortopedico, da un medico specialista, è bene che si chieda al pediatra che cosa si può fare e il pediatra dovrà indirizzarlo poi da un medico, comunque da un fisiatra di fiducia. L'importante è andare dai medici giusti, nel senso andare dai medici che sanno fare il proprio mestiere, che abbiano attenzione per il bambino e che non gli facciano una visita pressapochista, perché succede anche questo. Quindi bisogna andare a chi vi fidate e il fisiatra solitamente è quello che vi dà indicazioni terapeutiche per il bambino. E poi c'è l'intervento dal terapista, che può essere un intervento settimanale con un intervento anche mensile o un intervento anche così il bambino ha bisogno, però non deve essere troppo duraturo e lungo perché poi i bambini si stancano anche. Come possiamo evitare gli infortuni quindi del gioco del calcio? Allora, tempestivamente bisogna fare una prevenzione prima possibile, eseguire un corretto riscaldamento e raffreddamento, quindi cercare di mantenere sempre presente che bisogna avere dei tempi di recupero, quindi bisogna preparare il muscolo, quindi detenderlo, perché il muscolo è come un elastico, bisogna allungarlo prima di farlo lavorare, quindi prima allungarlo e poi riscaldarlo. Ed è importante lo stretching proprio per questo motivo, per evitare che il muscolo si contragga e quindi poi anche la prestazione non è adeguata. E anche il raffreddamento alla fine della nostra partita, della nostra corsa, qualsiasi tipo di allenamento che noi facciamo, dobbiamo fare un raffreddamento che è un po' un allungamento e anche qui stretching della muscolatura per riportare poi il muscolo nella sua sede e anche nel suo giusto, diciamo, equilibrio. Importante anche una buona idratazione corporea, quindi andare sempre a bere. Infatti durante gli allenamenti i mister spesso fanno andare a bere l'acqua ai bambini più di una volta ed è molto importante questo, considerarla come una terapia, perché l'acqua, noi siamo fatti di acqua, quindi è importante che l'acqua venga, se viene eliminata bisogna anche reintegrarla. E poi osservare anche i tempi di recupero, come dicevamo prima. Se il bambino è stanco, il bambino si deve riposare. Grazie dell'attenzione.